Settima edizione del Tennis and Friends qui al Foro Italico di Roma, prevenzione, sport, salute e poi il torneo di tennis celebrity. La possibilità di fare tanta prevenzione, curare la propria salute e divertirsi con lo sport. Sport, alimentazione e naturalmente poi gli esami appropriati quando è il momento. Come ci si fa a rimanere così in forma come te? Non lo so, non c'è una ricetta particolare, non c'è nessun segreto, cerco di mangiare, come si dice, pulito, no? Di mangiare bene e poi comunque di non fermarmi mai. Insomma, io ho cominciato con la danza e non sono mai stata ferma nella mia vita, e quindi anche oggi a 52 anni cerco comunque di fare una sana attività fisica costantemente. Perché la gente non ci pensa, ci va a controllarsi quando sente, quando c'ha già il sintomo. E quando hai già il sintomo, molte volte è troppo tardi, quindi bisogna prevenire il sintomo. Ma il carattere è anche importante di una persona, perché tu te li porti benissimo, allora, i tuoi anni. Il carattere è importantissimo. Sì, però. Io sono molto ipocondriaco, no? Essendo ipocondriaco, ciò mi porta a controllarmi. E purtroppo quando ci sono dei sintomi, dei malesseri, delle malattie, molto spesso è già molto tardi. Per cui la prevenzione significa, soprattutto dopo una certa età, andarsi a fare dei controlli regolarmente per gli uomini, per le donne, insomma. E l'anno scorso questa iniziativa, l'anno scorso, negli anni scorsi, ha salvato tantissime persone che hanno scoperto di avere dei tumori e che hanno risolto, cioè nel senso che hanno preso in tempo. Per cui la prevenzione è fondamentale, soprattutto oggi, in questo periodo, in questa epoca dove siamo soggetti a continue bombardamenti di inquinamenti elettromagnetici, c'è inquinamento in generale, anche ciò che mangiamo è inquinato. La prevenzione è importantissima, ma è importante soprattutto organizzare eventi come questo, perché questo qua è un evento dove viene unito sport e prevenzione, che sono due tematiche che stanno benissimo insieme, ed è bella la gioia che si respira nell'aria legata comunque alla prevenzione, quindi alla salute. Io sono un affezionato di questo evento, perché vengo tutti gli anni praticamente, se posso, se sto a Roma, e l'ho sposato proprio ideologicamente, quindi fino a che ci sarò, fino a che lo faranno, e spero che lo faranno per tanto tempo ancora, io ci sarò sempre.
sconfitto, non so perché. Dico sempre, non so perché, è una vergogna per questo paese. Sei almeno vestito da tennis, io ho vinto in civili, abiti civili. Però hai cantato. Ho capito, ma nel tennis, insomma... E niente, sono contento, adesso sarà contenta anche mia moglie. Dove la metto? La coppa? Vabbè, dove sono tutte le altre? Abbiamo preso un appartamento?